È stato un anno difficile e anche la sanità italiana ha offerto un significativo contributo alle politiche adottate dal governo per uscire dalla crisi finanziaria ed economica che ancora attraversa il nostro paese. La scelta è stata quella di una manutenzione straordinaria per rivedere, riqualificare e riorganizzare il sistema, assicurando ai cittadini gli stessi servizi. Nessun taglio di spesa per le cure mediche, ma nuove norme per procedere ad una riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale in modo da spendere meno per spendere meglio, difendendo la qualità dei servizi sanitari perché siano più rispondenti ai bisogni della società che cambia. La relazione sullo stato sanitario del Paese indica che c'è ancora molto da fare, soprattutto nel campo della prevenzione e degli stili di vita. Serve un'assistenza più qualificata, ma anche più diversificata. Ospedali più sicuri, più efficienti, più integrati con il territorio. Accesso ai servizi sanitari di base 7 giorni su 7 e nell'arco dell'intera giornata, come indicato dal decreto 158 del 2012. Questa è la sfida lanciata quest'anno e la relazione indica alcune piste sulle quali sviluppare l'azione. Bisogna considerare con più evidenza l'intreccio tra inquinamento ambientale e salute. Serve studiare e prevenire, senza contrapporre lavoro e salute, offrire soluzione senza nascondere le criticità nella più totale trasparenza, come ha fatto il Ministero della Salute in occasione della vicenda dell'Ilva di Taranto. La relazione indica anche un'altra sfida che è stata raccolta. Maggiore impegno per indicare le linee strategiche per migliorare la qualità dell'aria nelle scuole e negli ambienti frequentati dai bambini. Altri dati che preoccupano sono quelli sugli stili di vita. Assistiamo ad un aumento dell'obesità. Il 32% degli adulti è sovrappeso, l'11% è decisamente obeso. Bisogna mangiare meglio, in modo più sano, con più frutta e più verdura. E bisogna insegnarlo ai bambini, perché i dati dicono che un bambino su 3 in Italia ha un peso superiore a quello che dovrebbe avere per la sua età. Un trend che può diventare drammatico. Il Ministero ha promosso campagne di informazione adatte ai più piccoli, con cartoni animati come Capitan Cook, premiato al Roma Fiction Fest. Non bisogna abbassare la guardia. Poi c'è l'impegno nella lotta al fumo, all'abuso di alcol, soprattutto tra i giovani. È la prevenzione il cuore pulsante di un servizio sanitario nazionale che funziona bene. Per vincere la sfida bisogna lavorare in rete, tutti insieme, ospedali, medici di famiglia, strutture sanitarie del territorio e naturalmente istituzioni, ognuna con le proprie competenze, senza dimenticare le associazioni della società civile e dei cittadini. Solo insieme si vince, solo insieme si riorganizza un sistema sanitario che deve restare universale, equo e solidale. Le grandi campagne di prevenzione che annualmente si propongono in televisione e su tutti i media danno conto di questo sforzo. Fai il test HIV e usa il preservativo. Uniti contro l'AIDS, si vince. La mia salute di donna dipende anche da me. La relazione sullo stato sanitario del Paese mette in fila i numeri della salute degli italiani e indica il futuro, che tuttavia è sempre solo quello indicato nell'articolo 32 della Costituzione. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e nel contempo interesse della collettività. Era il 1948 e per la prima volta nella storia il diritto alla salute entra nel diritto costituzionale. È un bene che solo l'Italia ha scritto nella sua carta fondamentale e che vive nel Servizio Sanitario Nazionale. Nessun cittadino, ma anche nessun operatore del Sistema Sanitario Nazionale lo può dimenticare.